Sono Paolo De Marchi di Isole Olena. La natura non ripete mai se stessa e quindi dobbiamo, se vogliamo parlare di natura, dobbiamo essere aperti a essere umili, modesti, con le orecchie diritte, con gli occhi aperti. E questo mi ha dato estrema gioia, cioè proprio il complesso del mio lavoro mi è piaciuto. Con la fortuna di lavorare in un paesaggio fantastico. Gli stranieri vengono in Chianti, vengono tanto. Gli piace e spesso commentano che bella natura nel Chianti. Io li riprendo un pochino, è una natura fantastica, ma è una delle nature più antropizzate che si possano vedere. Il lavoro, il sudore di chi viveva all'epoca della mezzadria ha costruito questo paesaggio ed è bene saperlo, è bene ricordarlo. È una fusione perfetta. Il presente è la conseguenza di quello che abbiamo fatto nel passato. E in questo lavoro viticolo è fondamentale. La vite ha la memoria degli anni precedenti. Dobbiamo sapere da dove veniamo, ma non solo nella vite, ma anche nella vita dobbiamo sapere da dove veniamo e dobbiamo avere degli obiettivi per il futuro. Così come nella vite, nella viticoltura e nel vino, quello che facciamo oggi sta già determinando ampiamente quello che sarà il nostro futuro. Per cui è un flusso, non sono tre entità, il passato, il presente e il futuro.